Mario Cibrario, responsabile del SIT, settore turismo di Federanziani. Allora, che cosa sono questi viaggi solidali per gli anziani? Allora, SIT vuol dire Senior International Tourism, con il marchio Turismo Senza Età. Abbiamo istituito questo servizio per tutti i nostri genti anziani, dove costruiamo noi in prima persona i viaggi senza intermediari per gli anziani, in maniera tale che ne hanno un'aggiunta di qualità, ma soprattutto un miglior prezzo per quanto riguarda l'usufruzione di viaggi solidali. Insieme a questa costruzione di viaggi che facciamo in base alle esigenze, le gite di un giorno, due giorni, eccetera, da più di un anno facciamo dei viaggi in Kenya solidali, perché in Kenya utilizziamo il cuore, la volontà, l'esperienza degli anziani per metterli in contatto con delle popolazioni, ma soprattutto con dei bambini, per dargli una chance di vita per queste persone che non hanno tutte le facoltà che abbiamo noi qui. Sono dei viaggi costruiti direttamente da noi, quindi a dei prezzi molto bassi, dove si va in Kenya e mettiamo in contatto l'anziano con la realtà di una vacanza simpatica, bella, all'insegna del sole, all'insegna del buon mangiare, con questi orfanotrofi che noi sosteniamo, che sono tutti dei bambini affetti di AIDS. Sono 75 bambini affetti di AIDS che vivono in una maniera meravigliosa, e gli diamo la possibilità di avere una chance, dandogli da mangiare proteine, i fagioli e tutto quanto. In più stiamo portando avanti un progetto di una scuola di arti e mestieri, sempre per poter dare una chance di lavoro, specie nel settore del turismo, a questi ragazzi, affiancato alla scuola di arti e mestieri una vera e propria scuola, dove i nostri anziani, ma io oserei dire cioè, i nostri veri promotori, perché nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto hanno fatto il safari, sono andati in barca sul safari blu, hanno fatto tutte le escursioni, noi eravamo distrutti e questi allegri vecchietti erano ancora belli pimpanti tutte le mattine a fare colazione. E quindi il contatto con queste popolazioni è stata una cosa meravigliosa, perché per gli africani invecchiare è un privilegio. Quindi una persona che ha i capelli bianchi è una persona che è portatore di grandi valori, e i bambini, i giovani, le donne non vedono l'ora di stare vicino a una persona con i capelli bianchi per poterne assaporare l'essenza, cosa che oserei dire nel nostro mondo occidentale è esattamente l'incontrario. Quindi il portare solidarietà e portare sviluppo non è portare soldi, è portare la propria presenza con queste persone, e poi un euro che per noi è niente, per loro è una grande felicità di vita e la possibilità di proseguire, avere una chance per il loro futuro. Ecco, questo è quello che noi organizziamo. Chiediamo a tutti di contattarci, perché siamo un ufficio di costruzione di viaggi senza profit per la Federanziani. Allora, come fare a partecipare? È molto semplice. Noi abbiamo il nostro sito, poi attraverso la rete e tocchiamo i vari presidenti, e poi ci sono i presidenti che ci chiamano e ci chiedono di quotargli delle cose che già loro fanno per verificare la bontà del nostro prezzo, del nostro servizio. Ognuno di questi viaggi c'è sempre una piccola quota che non va a incidere sul costo del viaggio, che finisce per questa solidarietà che vi ho detto prima. Quali saranno i prossimi viaggi in programma? Allora, intanto abbiamo sempre due viaggi in Kenya in autunno. Poi dopo, sempre in autunno, ci sono tutte delle gite di due giorni per le sagre, le fiere, tour enogastronomici. E poi abbiamo la Corte di Giustizia, la Corte Popolare per il Diritto alla Salute, che facciamo a Rimini a fine di novembre, dove facciamo vedere un po' l'Emilia Romagna, le vie del gusto, i sapori, la tradizione romagnola, soprattutto nell'arte culinaria.